Questo è un video centrato sui Lego. Dopo dovrebbe partire la sigla. Questo sono io. Ebbene sì. Allora, dalla Lego ho fatto uscire da non so quanto tempo di preciso, ma ha fatto uscire una sezione dove noi possiamo creare il nostro personaggio da zero. Ovvero, prima si seleziona. Adesso magari riesco a tirarlo fuori, no, proprio per nada. Ok, prima si seleziona la testa, cioè perlomeno andiamo in ordine. Si seleziona la testa, si seleziona il corpo, poi se si vuole si possono cambiare le mani. E mettiamo a posto la testa e il corpo. Ho sbagliato. Ok, qua. Opla. Si seleziona la testa, il corpo. Dopodiché. Ok. Dopodiché si selezionano i. Vabbè, anche i capelli prima di tutto. Cioè, una volta selezionata la testa, vanno i capelli e il corpo. Le gambe. Il top e il bottom. E dopodiché l'accessorio. Massimo un accessorio. E basta, questo è il completo che ho selezionato per il mio personaggio. Volevo altre tipologie di altri capelli, più diciamo come i miei, ovvero che cadono giù così, ma purtroppo ho trovato solamente quelli tipo emo, diciamo. E niente, poi ho preso altri personaggi. I primi personaggi che ho preso sono questi qua, che ora vi faccio vedere. Andiamo in ordine cronologico. Il primo, che sono io. Dopodiché ho preso Evangeline, che sarebbe la dottoressa del bene e del male. Volevo prendere la siringa verde, però era troppo sul veleno, non mi piaceva. E infine la guardiana, che sta a indicare tutte le guardie della regina. Non so se voi lo vedete bene, ma comunque spero di sì. È una tipa. Haha, sorpresa. È una tipa. Ha una doppia faccia, perché se ci sono anche le facce, diciamo, che si possono girare. Dopo, al secondo giorno, ho preso, no, forse lo stesso, non mi ricordo bene. No, al secondo ho preso il cavallo, quelli speciali per i 10 anni di Lego, se non mi sbaglio. No, quanto che era di Lego? Quanti anni era? Fantastico, nemmeno io. Ho preso anche il cavallo, il pony qua, il pony. Una guardia anche lui, a quanto pare, perché c'ha lo scudo e tutto il resto. Spero che sto video esca bene, perché da come... Il pony, questo qua. L'unicorno, raga, perché c'è l'unicorno che si può staccare. C'è il corno che si può staccare. Sono un genio. Il tipo è disagiato, è di ciglia arancione. È ginger. Scusate se non lo vedete bene. E niente, spero che questo video esca bene, perché veramente sono un pochino agitato, perché la luminosità non è abbastanza. Mi piace il mio arredamento per questi video. Poi ho preso il personaggio, l'ha fatto lei. Martina, che sarebbe la mia best friend ragazza, e che la mia amorosa. Dopodiché volevo fare un personaggio, visto che non avevo molta fantasia, non sapevo che inventarmi, lì non mi piacevano i vari outfit che c'era. Ho scelto la scalatrice, diciamo, non so come si chiama. E praticamente è bella, carina, col suo martellino, col suo, non si chiama martellino, come si chiama, ragazzi? Dopodiché ho preso questa qua che è seduta. Ho preso anche la cover, però lasciamo stare. La cover l'ho presa per ultimo, dopo vi dico anche perché. Ho preso anche la ragazza dell'hotel, la signora dell'hotel. Tipo, più che hotel, un bed and breakfast, roba del genere. Ma ci sta, comunque, mettiamo la seduta, perché comunque nella mia testa lei è una persona anziana, quindi deve riposare. Poi abbiamo preso anche questi qua speciali. Sono stato tipo un botto di tempo a tastarli per appunto trovarli. Ovvero il ragno, il clown per i suoi palloncini magnifici, veramente assurdi. E volevo prendere anche il drago, ma non c'era. Il drago non c'era, no! Dopodiché, per ultimo, ho preso la cover insieme a questo qui, al barattolo da 10 euro, se non sbaglio. Sì, 10 euro. E basta, insieme alla cover ti dà una scatolina, questa qui, con dei pezzi. Sì, mi ha svuotato. Ora ho svuotato i pezzi della scatolina dentro questo coso qui.
E ah sì, un'altra cosa. Questo anche questo qua, che sarebbe il coso magico per rimuovere i blocchi. Ad esempio, ci sono i blocchi incastrati, voi attaccate questo e rimuovete i blocchi, troppo piccoli, roba del genere. Comunque, aspettate un attimo che si sistema. Ho fatto tipo un po' di arredamento mensile e roba del genere, che vi farò vedere in un altro episodio, forse anche in questo, non lo so. E niente, ho preso tantissima roba, ho messo in ordine un po' perché comunque devo farci stare tutto quanto. Aiuto, non ci sta più nulla. Che dopo quando lo chiudiamo, no, non si chiude più, fantastico, lo metterò a posto dopo. Facciamo così, approfittiamo e facciamo sta roba. Approfitto, chiudo qua l'episodio per anzi no, vi faccio vedere l'arredamento proprio, quello che ho comprato. Adesso tolgo i personaggini, li mettiamo un attimino da parte e vi faccio vedere perché ho comprato la cover e questi. Io semplicemente volevo creare arredamenti eccetera per sopra le mie cover, almeno da rendere diciamo un sostegno per fare le foto e tutto il resto in giro quando appunto mi porto dietro i Lego, ovvero sempre, però questo pacchettino non lo porto quasi mai, quindi è tipo quasi inutile, anche perché i Lego li metto sopra la cover, diciamo, a guardare le foto, i tramonti e così via, li metto tipo così uno davanti all'altro, oppure li metto seduti, ci starebbe a fare tipo un set con l'oceano, così via, questo che fa tipo da bordo, li metto in prospettiva, così dopo c'è il mare da questo lato, ci starebbe un bel fotomontaggio. Ora tagliamo un attimo i video e vi faccio vedere il tavolo. Vi faccio vedere, anzi, prima di tutto, scusate la confusione, vi faccio vedere perché sono emozionato. Vi faccio vedere prima il trono. Finalmente, guardate, questo è quello che avevo costruito quando ero lì. Perché io comunque avevo sempre i pezzi contati e avevo creato tipo un trono. Dopo ho preso gli stessi pezzi e li ho fatti sia blu che rossi. Però non c'erano i pezzettini, diciamo, piccoli. Quelli quadrettini piccoli, questi qui tipo non c'erano blu, non so se vedete. Niente, quindi questo diciamo è quello che ho costruito, ma comunque qua in basso da qualche parte o a destra o a sinistra vi metterò il video. Ora passiamo alla prossima costruzione. La prossima costruzione invece avevo pensato tipo un muro, questi qua li avevo già costruiti prima così non risparmiamo tempo. Ho costruito un muro, diciamo arredamento interno, con dei trofei, delle cose appunto sopra. Ad esempio qua si attacca, e poi vabbè, si possono fare anche sedie semplici così, no? Li faremo quando prenderò altri materiali. Poi vabbè abbiamo anche le poste lettere che ho preso là. E poi vabbè riciclerò anche vari pezzi di Lego che ho delle vecchie collezioni. E dentro le poste lettere qua le mettiamo al contrario magari. Così. Voilà. Voi non vedete ma comunque anche di questi metterò il video sotto. Ed ecco che è questo qua. Poi vabbè, i personaggi possono mettersi o sulle sedie che verranno messe qua oppure diciamo comunque disposti in giro come se fosse un piccolo salto e niente. Poi potrei fare anche la finestrella come se avessi in finestra questo muro e potrei fare tipo la foto con un personaggio che guarda il panorama e la finestrella sempre girando qua così mettendo appunto in orizzontale così e metto la finestrella tipo qua in mezzo. Un altro modo però vabbè. E niente, questo è il risultato. Beh, con quelle mail così via me ne metterò tutto quanto nel video qua in basso. E poi se me lo vedete come esce il risultato. Comunque per gli stessi pezzi avevo preso anche tipo una cosa gialla, non so. Però comunque per gli stessi pezzi del tavolo, sempre con un sostegno o blu o grigio scuro, avevo preso per fare tipo il tavolo nero. Niente, ci sono un po' di vari pezzi e così via che avevo preso sempre là. Questo invece era della cover per fare la cover animata. Ma comunque è tutto quanto diciamo abbastanza sistematico. Poi potrei usare anche personaggi speciali. Cosa è successo lì? Cosa è successo lì? Aiuto.
E niente. Tutto questo casino dentro questa piccola scatolina, questo cilindro. E niente, poi anche le confezioni della Lego sono molto belle perché ne puoi comprare tante di varie dimensioni e si può attaccare uno sopra l'altra, fare un bel pilar. Ci sta un casino, mi piace. E niente, ho lì invece le sacche piene, proprio tutte quante di Lego, perché io, diciamo, sono un pochino ossessionato su certe cose, infatti le tengo separate in ordine, diciamo, di acquisto cronologico, eccetera. E tengo le buste separate da queste, tipo questa è nella confezione di questa, dentro la sua busta, insieme agli altri due personaggi, che sono questi qua. Quindi questi qui vanno qua dentro, e dopodiché gli altri tre, questi qua, vanno dentro l'altra loro busta. E dopo va tutto quanto dentro la busta, e dopo anche tipo le cover, eccetera, vengono suddivisi appunto per ordine cronologico di acquisto. E niente, questo è il mio arredamento dopo aver finito la registrazione. Va bene, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi saluto, spero che questa puntata centrata sui Lego vi sia piaciuta. Vedrò di portarne altre, con magari altre costruzioni, così via. Se avete qualche idea, eccetera, comunque farò anche tipo, se troverò la voglia, se troverò soprattutto i soldi per fare le costruzioni Lego complete, faccio un breve timelapse. Per diciamo, suddivido il video in timelapse, dopodiché metterò una nota sotto per arrivare al video, oppure diciamo, darò il link in descrizione, comunque metterò il video interattivo dove si può dal video timelapse andare all'altro video dove tipo faccio vedere appunto come si costruisce, eccetera, così almeno mi rendo accessibile a tutti quanti, sia quelli che hanno fretta di vedere e vogliono vedere come si costruisce tutto quanto in fretta, ammirare tutto il creato che si costruisce pian piano, oppure diciamo quella che adorano, diciamo, vedere pezzo per pezzo che viene montato. Cerco di venire incontro a tutti quanti, perché capisco, voglio anche io vedere un po' come esce in timelapse. Quindi niente, farò vari video se riuscirò a trovare i soldi, naturalmente, perché non sono un youtuber pagato io. Tutte le promozioni che vedete, eccetera, non mi paga la Lego, sia chiaro, non mi pagano neanche le recensioni che faccio, niente. Proprio tutto quanto gratis, perché voglio farmi conoscere, voglio rendermi utile e niente, faccio anche video, diciamo, motivanti, diciamo, tipo ho fatto un episodio abbastanza carino e parlo delle emozioni. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo video, magari della Lego, dove appunto parlo di tutto quanto e costruiamo insieme. E niente, alla prossima puntata.